Grande successo per l'edizione 2024 del Villaggio del Festival di Sanremo, l'evento collaterale più importante della Kermes Canora. L'energia contagiosa della musica ha permeato l'intero villaggio con esibizioni e performance emozionanti che hanno coinvolto il pubblico di tutte le età nella splendida cornice del Parco di Villa Ormond. L'incontro tra artisti emergenti e nomi di spicco della scena musicale ha generato un mix unico di talento e ispirazione, con la presenza di ospiti come la vincitrice della 74 esima edizione del festival Angelina Mango e poi Diodato, Annalisa, Inegramaro, Emma, Gazzelle, Renga, Neck, Il Volo e tanti altri che hanno aggiunto un valore straordinario all'evento. Successo anche per i Gran Gala che si sono tenuti nel Salone delle Feste del Villaggio e per il format Marlou Web Vibes che ha raccontato il punto di vista della Generazione Z. È stata una settimana straordinaria, intensa, eh, davvero ricca di ospiti. Abbiamo avuto quasi tutti i cantanti in gara all'Ariston, tantissimi super ospiti, VIP che ci sono venuti a trovare, eh, le istituzioni sono state protagoniste qui al Villaggio del Festival e anche gli studenti, gli studenti, i ragazzi che vengono a Sanremo in questa settimana per partecipare ad attività didattiche e, e vivere l'emozione unica che solo il festival può regalare ospiti del villaggio, del festival, anche i The Colors alla loro seconda apparizione sul palco dell'Ariston. È stata una bella botta emotiva, e molto diversa rispetto alla prima volta che abbiamo partecipato nel 2018, perché appunto siamo, tanto siamo cresciuti di sei anni, e quindi un pizzico di consapevolezza in più che ci permette di vivere ogni momento della settimana santa di Sanremo. Eh, anche tutte le interviste, il tornado in cui ci troviamo. Tra i partner istituzionali del villaggio, la Camera di Commercio delle Marche, con il suo presidente Gino Sabatini, che ha presentato e promosso le eccellenze storiche, culturali ed enogastronomiche della Regione Marche proprio nella settimana del Festival.